Siamo alla fine della prima selezione regionale che si è svolta a Palermo, quindi qui in Sicilia, per Miss Principessa d'Europa. La manifestazione si è svolta a Palermo, si è conclusa da poco al Teatro Marcello Puglisi. La troupe di Terratermini ha curato le riprese video, grazie anche all'organizzazione che è stata realizzata da Carla Salamò Termitana, che abbiamo avuto modo di sentirla spesso per le sue tantissime partecipazioni in finali nazionali, come per esempio quella dell'anno scorso che si è svolta a Rimini nel 2023. Adesso è in programma quella del 2024, la prima selezione si è svolta qui a Palermo, come dicevo, e Carla ha avuto per la prima volta il piacere di organizzarla. Come dicevo prima, siamo alla conclusione e sentiamo un po' qual è il suo parere e come è andato nel complesso questa serata. Sono davvero soddisfatta di come è andato l'evento. Questa è la prima selezione regionale in Sicilia del concorso Miss Principessa d'Europa, è il primo evento che ho avuto l'onore e il piacere di organizzare e per questo ruolo di referente per la provincia di Palermo, appunto, ringrazio la patron del concorso, Conny Severini, la patron nazionale del concorso Miss Principessa d'Europa. Io sono stata finalista nazionale nel 2023, quindi per la scorsa edizione di questo concorso e quindi da Miss adesso faccio parte dello staff, appunto per quanto riguarda la mia provincia. Adesso c'è stata la prima tappa di selezione, successivamente ce ne saranno altre e se ne prevede anche una a termine nei prossimi mesi. E questa serata si è svolta a Palermo al Teatro Marcello Puglisi. L'evento è stato presentato da Angelo Palermo e abbiamo avuto una giuria d'eccezione come presidente di giuria l'attore showman Tommaso Gioietta e poi altri volti dello spettacolo come Marco Biondolillo, Paolo Palazzo. Abbiamo avuto anche tre donne in giuria, Rosanna Fiorentino, Gabriella Di Carlo e la termitana Emilia Balsamo. Abbiamo avuto tantissime ragazze che hanno partecipato all'evento, delle bellissime ragazze per contendersi appunto il titolo di finalista nazionale che è stato vinto da Michelle Frulloni, una ragazza di Bagheria di 16 anni che ha vinto la prima fascia nazionale qui in Sicilia. Quindi a settembre si recherà a Rimini dove si terrà appunto la finale nazionale del concorso Miss Principessa d'Europa. Oltre a lei sono state fasciate altre ragazze come finaliste regionali che avranno l'occasione di poter partecipare alle altre tappe sempre per contendersi il titolo di finalista nazionale. La finale nazionale andrà poi in onda su Sky e le iscrizioni sono ancora aperte per partecipare, possono partecipare tutte le ragazze di età compresa tra i 14 e i 25 anni, non c'è nessun altro limite né di taglia né di altezza, quindi qualsiasi ragazza vuole fare questa bellissima esperienza, vuole provare a mettersi in gioco, può tranquillamente contattarmi e iscriversi direttamente sul sito di Miss Principessa d'Europa. Ringrazio sempre la patron del concorso, Conny Severini, per questa opportunità che mi ha dato. E inoltre ringrazio tutto lo staff Calabria e Sicilia, e il fotografo, il videomaker, e tutto appunto lo staff che ha permesso la realizzazione di questo evento. E soprattutto un grande ringraziamento agli sponsor che hanno contribuito e quindi hanno dato una grossa mano d'aiuto per la realizzazione della serata. Un ringraziamento speciale va agli ospiti della serata, tra cui la cantante Giorgia Glorioso di Castelbuono, che ci ha offerto un assaggio della sua professionalità musicale cantando Un amore così grande, e il comico e showman palermitano Vittorio Barbera, che ha intrattenuto il pubblico usando la sua ironia per denunciare la società che ci circonda con l'ausilio della risata tesa a far riflettere. Tra gli ospiti ci sono stata anch'io, che mi sono esibita con la mia danza del ventre.